Dei consigli sul cosa fare nei giorni di pioggia a Tokyo. Stiamo facendo l'incura, ragazzi. Cioè, guardate com'è venuto perfetto, però. Oggi andiamo a mangiare il curry da Coco Ichiban. Mi fa ridere perché hanno sempre queste collaborazioni con tutti questi anime. L'avevano fatto anche con Evangelion e c'hanno tutti questi curry speciali un po' per questi anime qui. Cioè, non so se è un anime o un gioco, per la verità. Comunque simpatici, no? E se vincete la lotteria vi portano qui. Ed ecco qui il gustoso curry di oggi. Guardate che meraviglia. Non ha un aspetto magnifico. E questo è quello che si è preso il mio amico. Aggiungiamo anche un po' di tsukemono. Eccole qua. E si prepariamo per l'assaggio. Wow, che mega mangiata di curry, ragazzi. Bene, ragazzi, c'è... questa è la nuova casa, a proposito. Poi ve la devo far vedere. Comunque, c'è un po' di pioggia davanti a casa, come potete vedere. Ovviamente giorno perfetto per fare la lavatrice. Mannaggia. Vabbè, direi che siccome piove passo la giornata a giocare a Resident Evil 5 con la nostra Shanna, che è praticamente vestita da Rihanna. Ma vabbè, comunque sono in multiplayer con il mio amico giapponese, quindi ci stiamo divertendino, dai. Dovrei farvi video in multiplayer. Vedete io come sono trash. Vabbè, comunque meglio che mi metta a giocare con due mani. A dopo, se torno in Italia magari metto a fare qualche gameplayino, dai, che mi piace. Vi interesserebbe? Beh, e direi che per scampare a questo freddo l'unica cosa che si può fare è andare in palestra. A proposito, vedete qua che spesso in Giappone tutti hanno più o meno questo ombrello? Bene, in questa palestra ci sono questi fermacapelli che potete mettere sul vostro ombrello per poi riconoscerlo. Mi sembra un'idea geniale. Vabbè, adesso vado in palestra, ci vediamo dopo. Bene, sono uscito di palestra e mi bevo queste proteine. Oggi in realtà avevo in programma di andare a scalare una montagna, ossia il Takosan, ma mi sa che non posso. Quindi troverò delle cose da fare per passare il tempo. E quindi vi darò dei consigli sul cosa fare nei giorni di pioggia a Tokyo. A dopo. Benvenuti nel supermercato giapponese più triste del mondo. Ebbene sì, perché questo meraviglioso supermercato sta per chiudere. Quindi è come se ci fosse l'apocalisse. Non c'è più cibo. E io che cavolo mi mangio questa sera a cena? Ah, mannaggia, piove. Il supermercato non c'ha un cavolo. No, però guardate che qualcosina ho trovato. Magari potrei mangiarmi un po' di sashimi. Ragazzi, se ci fosse un attacco di zombie, più o meno sarebbe così il supermercato. Guardate che bello aspetto. Cos'è rimasto qui? Vediamo. Questi yogurt, il nulla. Io pensavo che almeno ci fossero gli sconti, visto che non c'è scelta. Invece no, costano proprio uguali. Mannaggia. Sapete però una cosa che non c'è in Italia, che però secondo me dovrebbero avere? Avete presente qua in Giappone praticamente le cose che vendono la mattina, poi la sera verso la fine ci sono praticamente degli sconti, magari di 50 o 100 yen anche a metà prezzo, che li mettono la sera per le cose che non hanno venduto la mattina. Dovrebbero metterle anche in Italia, secondo me. Comunque, mannaggia, cosa mangio a cena io oggi? Vabbè, ragazzi, siccome in quel supermercato triste non c'era nulla, vado fuori e mi mangio un po' di pollo. E ancora un po' di pollo, così recupero un po' le proteine. Guardate che aspetto magnifico! E per chi se lo chiedesse, questa cosa viscida la potete o mettere sul riso, oppure potete intingere un vostro pezzo di pollo assieme e mangiarvelo. Il mio amico giapponese dice che non si fa, ma io ho visto dei giapponesi farlo, a me piace, ma vabbè. Non fatemi perdere anche la credibilità sulla cucina giapponese. Vabbè, io me lo pappo. In realtà si può fare, che non si aspettava che lo facessi io. Vabbè, buona cena, itadakimasu. Vabbè, comunque ha smesso di piovere, ragazzi, e usciti dal ristorante c'è una matsuri, una festa del paese, con gnocchi di bambù. Andiamo a vedere se c'è qualcosa di buono da mangiare. Da bere ce n'è a sufficienza. Che bello però l'estate in Giappone. Ovunque si va c'è qualcosa da mangiare. Vabbè, ragazzi, siccome alla Matsuri non c'era la choco banana, vengo qui a prendermi il dolce. Ed ecco qui il dolcetto di oggi, direi. Caffè espresso cake matcha. Bene, ragazzi, adesso ho deciso di far vedere come si fa gli origami. Almeno un origami, l'unico che so fare. Proviamoci. Si parte, direi di scegliere il colore black. Quindi il nero, scegliamo il nero. Ecco qui, prendiamo il nostro foglio per origami quadrato e iniziamo il lavoro. Pieghiamolo così. Ecco qui, pieghiamolo a metà in questo modo. Poi proseguiamo la creazione del nostro origami piegandolo nuovamente a metà. Guardate che meraviglia. Zac. Perfetto, il nostro triangolo.
Adesso qua lo pieghiamo in questo modo, avete visto? Se non l'avete visto tornate indietro e rivedetelo, perché questa è una parte molto importante per la realizzazione del nostro origami. Fate lo stesso procedimento anche dall'altra parte, così vi diventerà un mini quadratino. Ecco qui, mi raccomando, tutti questi passaggi sono fondamentali per la creazione di un origami perfetto, quindi non saltate neanche un passaggio. Ecco qua, apriamo così, ecco così. Perfetto, direi. Prosegue, guardate qua, è diventato una specie di sembra un aquilone, tipo un aquiloncino. Eccolo qui, perfetto. Comunque è bellissimo il colore nero, vero? Comunque ragazzi, seguite questo tutorial e riproducete questa mia creazione anche su Instagram. Se non mi seguite su Instagram, vi lascio qui il mio account, seguitemi e mandatevi via Insta Story o postate la foto della vostra creazione origamessa prodotta grazie a questo video tutorial, che devo dire è più impegnativo del previsto. Ragazzi, fermate il video adesso, ditemi se avete capito che cosa sto facendo, cioè che animale o che figura risulterà. Mi stava per cadere la telecamera, non voglio rompere un'altra telecamera, ne ho già rotte abbastanza quest'anno. Ho rotto un telefono, due telecamere. Ecco qua, perfetto, la piramide. Qui, guardate qua, che realizzazione, mamma mia, qua un aeroplano. Vabbè ragazzi, non è un aereo ma è un tsuru, che in italiano si chiama gru. Fate anche voi la vostra gru, mettetevela su Insta Story. Avete capito che oggi è una giornata cazzona, proprio un video di merda, però vi prego rimanete con me anche oggi, che mi farebbe piacere, ok? A più tardi. Ragazzi, e per il video di oggi faremo dei sushi fatti in casa. Siete pronti? Apriamo la scatola e qui c'è tutto l'indispensabile per preparare dei sushi buonissimi. Ed ecco qui il contenuto della scatola. C'è un po' di tutto, devo dire. Questa sarebbe la shoyu, sarebbe la salsa di soia. Ovviamente è tutta una caramella, quindi non è proprio salsa di soia. Poi qui c'è il gohan, questo diventerà il riso. Mentre questo è per fare l'ikura. Mentre questo è per fare il tamago e il tonno. Quindi non vedo l'ora, ragazzi. Abbiamo preso un po' d'acqua. Adesso qui con questa pompettina mettiamo dell'acqua. Adesso prendiamo il riso. Questo dovrebbe diventare il riso, in teoria. Oh mio Dio, diventerà il riso, non diventerà il riso, lo scopriremo. C'è proprio un sapore caramellato, zuccheroso, devo dire. E ragazzi, già che ci sono, faccio una foto per il mio Insta Story. Se non mi seguite su Instagram, andate subito a seguirmi, ragazzi. Adesso aggiungiamo il preparato per il tamago, ossia l'uovo. Ma è divertente, c'è un sapore proprio... Avete presente quando si entra nelle sale giochi, quando ci sono le feste campestri e così? Questo sembra una caramella al limone, devo dire. Però non ha un brutto sapore. Tra l'altro questi me li ha comprati Umberto Miletto, un altro youtuber, lo conoscete, che fa il personal trainer. E allora questo sushi lo dedicherò a Umberto Miletto. Guardate il riso, inizia a sembrare sempre di più il riso, guardate. Non sembra riso. Vabbè, andiamo avanti. E questa, che ha il sapore praticamente di fragola, dovrebbe diventare un magro, quindi un tonno. Vediamo. Ok, e questa cosa qui, questa caramella qui, dovrebbe diventare la nori, quindi l'alga. Ecco qui. Adesso dovrebbe succedere una magia. Pronti? Stiamo facendo l'ikura, ragazzi. Stiamo facendo il pesce taru. Mio Dio, che meraviglia. Mamma mia, è divertentissimo. Tra l'altro Doni mi ha appena scritto che vuole provarlo a farlo anche lui, questo sushi. Anche voi scrivetemi su Instagram, perché anche lui, cos'è che mi ha scritto adesso Doni? Sta scrivendo adesso. Gli ho appena detto che lo citerò nel video. Grazie Seba, devo dedicarti un video assolutamente, anche se purtroppo qua non è paragonabile a quello giapponese. Vabbè, grazie mille Doni. Adesso però basta messaggiare su Instagram, perché devo andare a preparare il sushi. Se no, altro che master chef mi fanno fare. Si è fatto duro, si è fatto molto più duro. Bene, questo è il momento della verità. Prendiamo il sushi. Guardate che abbiamo fatto il primo sushino. Carino. Questo lo facciamo col maguro. Ed ecco qui che abbiamo fatto il primissimo pezzo di tonno. Ma andiamo avanti, ragazzi, non ci fermiamo. Ormai siamo inarrestabili. Madonna, MasterChef, chiamami, eh. Qua questo facciamo un sushi un po' più grandicello. Ecco qui il tamago.
Wow, che carino. Bene, adesso abbiamo fatto anche l'uovo. E adesso non ci resta che fare l'ikura. Siamo proprio degli esperti, ragazzi, ormai diventati. Guardate che sushi meravigliosi che stiamo riuscendo a fare. Wow, guardate quanto è carino questo. Eccolo qui. Adesso ci abbiamo messo la nori. E adesso prendiamo l'ikura da metterci sopra. Oh mio Dio, ma sembra proprio ikura. È pazzesca sta cosa. Mettiamola su. Wow, ragazzi, guardate che meraviglia. Ragazzi, però non possiamo mangiare il sushi senza la salsa di soia, direi. Quindi prepariamo anche quella. Ecco qui che mettiamo un po' di salsa di soia. E vabbè, e direi che è arrivato il momento dell'assaggio. Assaggio questo pezzo di tonno. È molto, 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 molto originale, unico nel suo sapore. Sembra una caramella morbida e gommosa. Vabbè, vabbè, noi finiamo di mangiarci questa prelibatezza. Io sono già sazio, a dirvi la verità. Ditemi chi di voi vorrebbe assaggiare uno di questi sushi a caramella. Però devo dire che è stato molto divertente. Infatti penso che questo lo porterò a casa come regalino per qualche bambino, magari, se ci vuole provare. Anche se devo dire che sì, è un gioco per bambini, però serve un sacco di precisione per farli bene come noi. Però sono venuti veramente uno sballo. Oh no, guardate che bello questo. Cioè, guardate com'è venuto perfetto però, ragazzi, eh? Fantastico, no? Vabbè, io mi pappo questo sushi. Ci vediamo al prossimo video. Un abbraccione da Seba e grazie mille sempre per seguire i miei video. Ditemi se volete un altro video in cui gioco coi giochi per i bambini, perché mi sono divertito un sacco. Un abbraccio e alla prossima. E ragazzi, siccome c'ho ancora fame e sono le 2 di notte, però oh, che cavolo, c'ho il fuso orario, mi mangio questi noodles istantanei al gusto di formaggio, piccantissimi, al Tom Yong Kun. Mi hanno detto il mio amico giapponese che questi sono super wadai su YouTube Giappone, quindi assaggiamo questo ramen al Tom Yong Kun e formaggio. Solo alle 2 di notte si possono mangiare ste cose. Mi raccomando, non togliete tutto, guardate come sembra piccantissimo. C'è un profumo veramente di Tom Yong Kun. Master Chef, chiamami. Vabbè, ovviamente qui c'è scritto 3 minuti, quindi aspettiamo 3 minuti. Ah, il profumo della Speedy Pizza, devo dire. Assaggiamo. Vabbè, comunque niente male, ve la consiglio questo Volcano. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store. E se vi va, seguitelo anche su Instagram. Posto un sacco di cose interessanti.